Ragazzi, oggi vi porto la reaction al torneo da $20.000, 2 contro 2 su Rebirth Island, nella modalità sballo totale, vinto da Dirz Biffle e Shifty. In questo video vedrete le tre partite della Grand Final contro Donghi e Unration. Comincia subito la sua partita nella zona di control, la sua prima kill. Ovviamente in sballo totale si scende sempre con un'arma aleatoria. Adesso se ne va nella zona di prison. Seconda kill per Dirz Biffle. Altra gente vicino alla casa della nonna, uno vicino allo shop. Terza kill facile per lui. Altra gente qui sotto. Lo va a pushare. Facile anche questa, 4 kill per lui. Altra gente vicino alla casa della nonna. Però nel frattempo si compra le due armi, HRM9 e RAM7, ovviamente meta ormai da mesi. Attenzione che lo pusha uno da sotto. Primo fatto. Push un altro. A casa anche questo qui, sesta kill, ma gli arriva un altro da dietro. Finisce il primo, lo pusha l'altro. E a casa anche questo qui. E siamo a 7 kill per lui. Gente sopra factory. Paracadute è facilissimo. Si andrà a pushare sopra factory. Però l'ha visto. Lo picca. Non una buona idea. Contro Dirz Biffle. Altra gente sotto. Venendo dalla safe. Primo a terra. Secondo craccatissimo. Deriva un altro ancora fuori safe. A terra anche lui. Infatti gli deve venire il terzo da giù. È fatto anche questo. Siamo a 11 kill per Biffle. Attenzione che arriva ancora un altro. La gente uscendo da fuori safe dopo mezz'ora. Come spara Dirz Biffle, ragazzi. Non c'è scampo. Precisione al 100%. Primo a terra. C'è altra gente qui dietro. Sopra. Quindici kill per Biffle. Quando mancano 9 team e 25 persone. È sceso l'altro. Non c'è più sopra. Adesso si sposterà per non perdere tempo. Altrimenti per una kill perderebbe troppo tempo. Quindi decide di spostarsi per andarsi a fare altre kill. La gente qui nella zona di prison, il primo a terra. Senti, sono top, uno è sceso. Siamo a 17 kill. Altra gente ancora top prison. They're actually bottom. They're off to the right here. Tiene uno dietro a terra. Come li mette a terra Biffle, ragazzi? Sembra facilissimo. Attenzione, questo qui se ne scappa da sopra. Me lo mette a terra. Ovviamente c'era Donghi, quindi li scama la kill. Un'altra terra nei bagni e via, squadra whippata. Quando mancano 3 team, siamo a 20 kill per Biffle. Ne mancano 6 in 2 team. I'm just waiting up here. I
Se no che lo cracco, non lascio uno di vita. C'è un altro dietro. Se lo fa Donghi, oh, lo metto a terra. Però riuscirà sicuramente a ressarsi perché c'è Donghi. Però si porta la kill Donghi. Cade un paracadute. E vincono la prima partita con 21 kill di Biffle e 21 di Shifty contro le 27 di Donghi e 12 di Arration. Quindi 42 a 39. Vincono il primo match. Andiamo subito con il secondo. Cade sempre nella zona di control. Uno sopra, il primo a casa. Quasi fatto il primo. L'altro è sceso giù, craccatissimo. Trova la cassa con le sue armi, sempre HRM 9 e Rob 7. Un altro camperello nascosto nell'angolo. Ma contro Biffle, ragazzi, c'è poco da fare. Meglio nascondersi quando lo vedete. Siamo a 2 kill. Un altro qui sopra gli mette una mina. Quelle mine le odio, che ti mettono a terra di una, anche se sei full piastre. Infatti si sposta e andrà a pushare nella zona di prison. A terra il primo, l'altro era già a terra. L'altra gente top. Ovviamente andrà a pushare, infatti sale su. Altra gente anche nella casa della nonna. Nella casa dei camper dietro. Su qui voleva fare il salto, ma non gli riesce. E si porta la kill, la quarta kill a casa. Gli altri sono tutti giù. C'è uno shop. Primo a terra dentro prison, gli push un altro da dietro. Anche questo qui portato a casa. E gli altri sono nella zona del faro. Il solito faro camper. Attenzione, mettono a terra Rational. Ovviamente non lo salva perché è della squadra avversaria. Raccata, ragazzi. Precisione assoluta. Attenzione che si stava autoressando. Paracadute, laserato. Laserato il primo, vediamo il secondo se riesce a farselo. Attenzione che lo craccano da dietro. Laserato anche il secondo, ragazzi. Attenzione, questo qui lo lascia a un pixel. Questo qui almeno sparava. Quando siamo a 12 kill per Diaz Biffle. Salta un altro in faccia, però poco poteva fare. Siamo a 13 kill. Altra gente che deve venire da fuori safe. Il primo a terra, il secondo anche. Manca il terzo che sta per uscire. Però non riesce a farselo, se lo prende a Rational. Quarta casa. Siamo a 14 kill. Altra gente qui nella zona di prison. Kill. Rientrano di nuovo a prison. Infatti lo prende per le spalle e sono a 16 kill per Biffle. Il bello della modalità sbarra totale è che la safe si muove sempre, quindi non si può camperare. Bisogna muoversi sempre, costantemente. Metto la terra Donghi, però riesce a farselo Biffle, si fa anche il secondo nella zona del faro qui. Arriva il terzo, prefire, fatto anche questo qui, l'aveva stunnato.
Oh, they land in front of me, in front of prison. Siamo a 19 kill quando gli manca un solo team con 3 persone. E finisce anche questa partita, 19 kill per Biffle, 9 per Shifty contro 17 di Donghi e 7 del Rational. Quindi vincono anche la seconda partita e andiamo al terzo match. Cade sempre nella zona di control. Lotta una meta di Z5-56 da terra. Se non uno sopra lo cracca. Torna indietro. Riesce a farselo. Fatto il primo, prima kill per Biffle. Dalle piastre. Arriva un secondo da sotto, ho fatto anche questo qui. Finisce i colpi, cambia di arma. Si sta ressando e siamo a 2 kill per Biffle. Ancora un altro top. Questo qui giù. Facile. Siamo a 3 kill. Quando ancora altra gente è qui a colpo. Si compra un'arma, la Ram 7. Fa il saltino della tirolina, altra gente dietro nella barca. Cade uno top, laserato con la Ram. Altri paracaduti. Vediamo se riesce a farsi, se no finisce i colpi. Siamo a 4 kill. Drop shot e via anche questo qui. Siamo a 5 kill. Push un altro da dietro. Lascia un pixel. Siamo a 5 kill. La sesta per lui. Cade ancora altra gente qui. Laserato questo che scendeva in paracadute con la Ram. Siamo a 7 kill. Adesso si sposterà a prison sicuramente. Infatti. Cade uno nel faro. Quasi fatto. Cade un altro. Incredibile come la gente cade sempre nel faro. Che campers. Attenzione, la casa della nonna è piena. Il primo a casa. Lo deve ancora finire. Arriva un altro da dietro e siamo a 9 kill. Ancora gente nel faro. I compagni di squadra di questi che ho appena ucciso. Siamo a 9 kill e 7 team restanti. Anyone top prison or not? Not that I know, not that I know. Could be, but I was fine, but okay. Vediamo se riesce a laterare questo paracadute. Che laserata, ragazzi. Mamma mia. Cade un altro dietro. Laseratissimo anche questo qui. Che non sia chance contro Biffle, ragazzi. Dovete cadere in picchiata quando trovate Biffle in partita. Altro qui fuori. Fatto che questo qui siamo a 12 kill. E ancora non ha preso il loadout. Sta giocando soltanto con la Ram 7. È una USP 9 da terra. Però Biffle può giocare con qualsiasi arma. Che non importa. Questo qui lo prende da dietro. Gli arriva un altro da sotto. Quasi fatto. Se lo porta a casa. Gli viene incontro la safe. Altra gente sopra prison. Però sicuramente rimarrà sopra, infatti. Gente le bocce d'acqua. Fatto quest'altro, siamo a 16 kill. Altra gente lì sotto. Però c'è Donghi. Infatti si sposta. Gente sempre nelle bocce d'acqua. Adesso riesce a prendersi il loadout. Con la sua HRM9 e Ram 7. Se ne Shifty con 22 kill. Che Biffle con Shifty insieme, ragazzi. Sono imbattibili praticamente.
Se non paracadute c'è la protezione del respawn. Non riesce a farselo, finisce i colpi, ricarica. Questo era un po' difficile, troppo lontano. Oh, magari sono fucking bullet over there. Non siamo a 16 kill per Diaz Beatball. One shot as well. E gli manca soltanto un team, ragazzi. Uccide uno Donghi. Bel saltino da sopra. Sono tutti volando ancora in paracadute. Vediamo la serata. Non se l'è fatto soltanto per la protezione del respawn, altrimenti sarebbe mortissimo. Ne manca soltanto uno. Sopra prison. Sotto qui se lo porta Shifty. Attenzione che hanno restato. Ne mancano ancora due. Tornano ancora in paracadute. Ovviamente c'è ancora il respawn perché la zona 3 hanno whippato tutti i team che c'erano. Se ne manca uno, l'ultimo. 24 per Shift e 16 per Biffle. Sono 40 kill in due. L'ultimo nella casetta. È arrivato un altro nel frattempo. Quindi ne manca ancora uno. Ce lo porta Shifty. È rinato ancora un altro, attenzione. Manca l'ultimo che cade sopra prison. È una caccia continua. La tirolina non lo trova. Sono rinati ancora gli altri. Il primo se lo porta Shifty, il secondo al National. E whippati, ragazzi. 26 kill per Shifty, 16 per Biffle contro le 19 e le 14 di Arrational. E così vincono il torneo da $20,000 su Rebirth Thailand nella modalità sballo totale. La vincono proprio Diaz Biffle e Shifty. Bene ragazzi, è tutto per il video di oggi, un bel like al video, fatemi sapere nei commenti la vostra opinione e iscrivetevi per restare sempre aggiornati su Warzone. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!